veniva forse, c'era Ezio Sisto? E tu quando gli hai proposto questa cosa? Ah, Ezio Sisto, quando hai proposto una cosa diversa da tutto quello che era stato visto fino in quel momento su Topolino, che reazioni hanno avuto? Cioè, come hai fatto? La cosa buffa è che è stata una specie di, non so, un concorso di colpa, un'associazione a delinquere, non so bene cosa è successo. Mi ricordo un meeting dei collaboratori, da qualche parte c'era sempre un lago, un mare, qualche cosa, quindi si vedeva dell'acqua e noi stavamo tranquilli, sorseggiando qualcosa da bere, ora tramonto più o meno, situazione così idilliaca, falsissimo, perché poi il lavoro non è questo, però. Mi ricordo che c'era Cavaglione, l'allora direttore, che diceva che gli sarebbero servite delle storie molto brevi, proprio di poche pagine, perché aveva dei problemi ogni tanto nella fogliazione del Topolino. Perché se non, sì, diciamo, se sommando il numero delle pagine, degli editoriali, la pubblicità raccolta, può succedere che a volte rimanga un buco di qualche pagina, per cui lui aveva bisogno di storie brevi per poter eventualmente coprire questi buchi. E ne stava parlando. Io non mi ricordo neanche il perché, però ci ho pensato, ma neanche pensato, sono quelle chiacchiere che si fanno così davanti a un bicchiere, insomma, in tranquillità. Dove, guarda, le storie brevi, così brevi, sono difficilissime da gestire, perché o c'è una gag fortissima, come si fa nelle strisce, nelle vignette, oppure comunque in una storia, pensando anche a Topolino, i personaggi Disney, non si riesce a raccontare una storia. Quindi si rischia di fare una cosa banale, una piccola gag che si risolve in pochi, poca cosa, insomma, perché non si riesce proprio a creare una trama, a entrare nella storia in così poche pagine. Ho detto, perché allora non le colleghiamo tutte quante? Cioè facciamo una cosa che sia sì di pochissime pagine, però che si segue, insomma, che sia una storia a puntate, anche non sì, legate l'una all'altra, però che si possono leggere anche indipendentemente, e quindi facciamo una storia, insomma, una storia a puntate molto lunga. E a me è piaciuta molto l'idea. Io vedo Luca Raffaelli che si straccia in fondo, scusate. Davvero, credo. Adesso lo facciamo ansimare un po' al telefono, sì, al telefono, al microfono. Dopodiché riprendiamo tutto. Noi ci siamo seduti perché abbiamo detto non è ancora cominciata la era per sbloccarla psicologicamente. Ma lei è andata. Ce la può fare da sola.